corsa per le strade di Imola, l'incontro con i vigili urbani, le macchine parcheggiate contro cui rischia di sbattere. E poi quella signora che stende i panni nel suo giardino, Alexandra la guarda incuriosito facendo capolino da dietro un muro. Ma la paura supera la curiosità, il cuore gli batte all'impazzata, i rumori lo assordano, le sirene lo inseguono. La sua fuga dalle gabbie del circo si conclude male. Per un attimo c'è di nuovo Bambi negli occhi di tutti noi. Alexandre finisce a terra, steso da una doppia dose di narcotici. Il suo cuore di cucciolo non arretto all'anestetico e all'adrenalina. La sua storia commuove tutti e fa scoppiare un caso sull'uso degli animali nei circhi. Delle tante immagini di animali che fuggono dai circhi, che fuggono dal tendone perché stressati, perché disperati dalla coercizione, dalle punizioni, dal fatto di vivere continuamente e perennemente in gabbia e dal fatto di ripetere in modo quasi automatico ormai, perché sono degli automi, degli esercizi che sono stati insegnati loro con l'utilizzo comunque della forza. Intanto non esistono animali domestici. Il gatto non è domestico e il cane non è domestico, ma sono legati a rapporti con l'uomo più stretti. Il gatto è libero pur essendo in casa e chiunque tenga un cane al primo piano lo costringe alla servitù di essere portato a terra per i suoi beni, per i suoi bisogni, per le sue necessità. Per cui l'idea è che da un certo punto in avanti si è cominciato a mettere in discussione il paglio di Siena che si azzoppano i cavalli, adesso il circo. Benissimo, allora chiedo all'onorevole Giammanco, ma quanti polli vengono uccisi per andare sul suo piatto? Quanti maiali vengono uccisi perché lei mangi il prosciutto? Guardi, cominciamo a rispettare tutti gli animali e a non tirar fuori. Stai zitta che sto parlando io. Stai zitta e ascolta quello che ti dico, perché quest'idea che l'animale al circo soffra è assolutamente un'invenzione. Quest'idea che l'animale al circo soffra è assolutamente un'invenzione. L'animale al circo si trova in una condizione di minore violenza di quella nella foresta dove stava, dove animale contro animale può essere aggredito, basta vedere i dipinti di Ligabue, e ha un rapporto con l'uomo, una parte della sua intelligenza, che poi possa essere maltrattato nel circo, sarà anche, ma uccisa quella giraffa è stata fuori. Quello devi discutere, non che venga maltrattato dentro, perché finché era dentro era viva. Quando è uscita l'hanno uccisa, quello è un omicidio, quello è un omicidio.